La Bibbia viene descritto un modello economico? Sì, è quello che ci governa adesso. È proprio quello che ci governa adesso. Nella Bibbia c'è scritto: voi non vi farete mai prestare denaro dagli altri, voi presterete denaro, tra di voi non prestate denaro di interesse, il denaro di interesse lo prestate agli altri, perché chi presta denaro è padrone, chi riceve denaro in prestito è schiavo. Hanno anche inventato l'IVA, nel senso che se qualcuno dimenticava di fare l'offerta, quando leggerete la Bibbia in quel modo lì, leggete per esempio come spartivano il bottino tra di loro con Yahweh. Cioè, c'era il conteggio, no? A Yahweh vanno 600 pecore, 470 rieti, cioè, addio, cioè, capite? Vabbè. Se qualcuno dimenticava di fare l'offerta dovuta, cioè quindi le tasse che dovevano pagare al demanio, che lì si chiama il tempio, cioè che era la dimora di quelli lì, no? Doveva dare per risarcire esattamente ciò che non aveva dato più il 20%. Se qualcuno dava in dono o impegno la sua casa, il suo bene al tempio, la valutazione del suo bene la faceva il sacerdote. Dice la Bibbia chiaramente, la valutazione non era discutibile, cioè se il sacerdote diceva vale 100, la tua casa valeva 100, se la volevi indietro dovevi dare 120.